che ho fatto io, una delle due parti che ho fatto io, riguarda diciamo individuare un profilo sociodemografico della città e in qualche modo fare un riassunto di una grande massa di dati. E le tecniche utilizzate non mi dilungo su questa cosa, io sono un metodologo, quindi non un taglio più statistico che sociologico, anzi quasi per nulla sociologico, però insomma ho letto un po' le cose che diceva prima la professoressa. E quindi io dicevo che l'analisi è stata molto complessa e abbiamo tirato fuori due aspetti che caratterizzano queste 155 zone. Uno è l'aspetto, diciamo così, dell'esclusione sociale e dell'integrazione familiare, e l'altro della inclusione sociale e della disaggregazione familiare. Vale a dire, questo binomio si associa più o meno in queste due polarità. L'altra è quella della città diffusa e della città compatta, e sono schematizzati, diciamo così, a livello grafico in questi assi cartesiani. E le zone che vedete, i puntini che vedete là dentro, sono le diverse zone urbanistiche che presentano una grandissima variabilità, perché questa analisi è stata fatta prendendo in considerazione 30 anni, cioè vuol dire a partire dal censimento del 1991, 2001 e 2011. Quindi in pratica un trentennio. E quindi alcune di queste zone urbanistiche sono più o meno rimaste stabili, altre hanno avuto una grande evoluzione. L'evoluzione è rappresentata dalle traiettorie sugli assi cartesiani, cioè quelle che sono marcate in rosso sono le zone che hanno subito, diciamo così, un grande mutamento, ma all'interno di un quadrante, mentre quelle in azzurro invece si spostano dalla città compatta alla città diffusa, oppure dalla esclusione sociale, integrazione familiare alta, all'inclusione sociale, integrazione familiare bassa. Quindi c'è questa sorta di variazione. E questa è una prima geografia delle mappe costruite su queste due dimensioni concettuali. E quindi in pratica nella parte sopra, quella esclusione sociale, integrazione familiare alta, sono la parte verde della città, no? La parte azzurra invece è quella inclusione sociale, integrazione familiare bassa. E come vedete, insomma, c'è una disposizione, diciamo, molto, molto clusterizzata delle zone azzurrine che si estendono, diciamo, dal centro, dall'interno del raccordo anulare, fino ad arrivare alla periferia nord, quindi al ventesimo municipio. Quindi allora la prima dimensione è molto più omogenea dal punto di vista territoriale. La seconda invece è più sparsa, e in questo caso abbiamo che la città diffusa, la città compatta è quella verde, quindi la città storica, quella che si racchiude al centro della raccordo anulare, è una parte del quadrante est, mentre la città, diciamo, diffusa e dinamica è quella che si estende essenzialmente al di fuori del raccordo anulare. Come abbiamo individuato queste due dimensioni? Appunto, facendo una sorta di riassunto di 135 indicatori. E allora, per esempio, la mobilità sociale è più diffusa all'esterno del raccordo anulare, la presenza di reti e di connessione, eccetera, è più diffusa al di fuori del raccordo anulare. E al di fuori del raccordo anulare ci sono le nuove famiglie, generalmente, diciamo così, istruite, con uno o due figli, e che hanno scelto, in alcuni casi, diciamo così, non hanno proprio preso in considerazione di venire ad abitare all'interno del raccordo anulare, cioè non guardano, diciamo così, con invidia al centro storico. Allora, queste persone essenzialmente compongono una città diffusa, quindi non una periferia, diciamo, sottoproprietaria, no? come immaginavo, ma una periferia un po' diversa, sia sotto il profilo culturale che sotto quello demografico, eppure con un tipo di abitazione diversa. E come vedremo in seguito, insomma, adesso vado un po' veloce, e in questa periferia abbiamo messo la parte elettorale. Queste sono le elezioni politiche del 2013, del 2001 al 2013, quindi danno una evoluzione, insomma, in pratica
diciamo un bel segmento di quello che è chiamata Seconda Repubblica e quasi fine della Seconda Repubblica. E la parte azzurra, i cerchi azzurri mi danno la diffusione dell'elettorato del centro-destra, la parte rossa mi dà la diffusione dell'elettorato del centro-sinistra. Come vedete la parte rossa è più grande, cioè vorrei dire il centro-destra, anche quando prendeva meno voti, era più diffuso nella città. Ed era più diffuso proprio in quelle periferie che ho detto prima, cioè in queste nuove periferie. Con l'ultima tornata elettorale arriva il Movimento 5 Stelle e l'elisse a Lencione rappresenta la sua diffusione, quindi da sud-est a nord-ovest, e va a intercettare proprio il voto in queste zone, no? Si restringe notevolmente diciamo, il bacino elettorale del centro-destra, infatti nel 2013 si estende soltanto al 20° municipio, il bacino storico. Il centro-sinistra rimane sostanzialmente stabile nelle zone della città compatta, cioè la città abitata essenzialmente da persone anziane, quella è la città compatta, e che per alcuni versi, diciamo così, è una città tradizionale, possiamo dire, no? Allora, quindi, questa allora è molto velocemente, sono due degli aspetti che abbiamo toccato all'interno di questo nostro lavoro con la professoressa. Qua c'è un'analisi un po' diversa, perché mi dice quali sono i voti, la stabilità e l'instabilità elettorale, no? Alternanza CS e CD significa sezioni elettorali che una volta erano di un partito, una volta erano dell'altro. L'alternativa CS significa invece che sono sezioni dove vinceva il centrodestra e sono partite al centro-sinistra, l'alternativa al Movimento 5 Stelle sono quelle invece che il Movimento 5 Stelle ha vinto le ultime elezioni, e sono la parte arancione, no? Come vedete prende un po' la parte, tutta la città si estende nel nostro quadrante est. Queste sono delle mappe che, diciamo così, in qualche modo mi dicono qual è la probabilità che in alcune zone si verifichi un evento. Qual è l'evento? L'evento potrebbe essere voti stabili al centro-sinistra, stabili al centro-destra o eccetera. E quindi allora sono delle le aree gialle mi dicono che questa probabilità supera il 70%, le aree rosse mi dicono che questa probabilità supera il 90%. Okay? L'ultima mappa, questa è del Movimento 5 Stelle, come vedete è molto localizzato alle sue, diciamo, le sue zone rosse, al di fuori del raccolto anulare, molto nel quadrante est, no? E un po' a Ostia, a Riccia e così via, ma non all'interno del raccordo anulare, mentre il centro-sinistra, che è la prima, è essenzialmente stabile, come avevamo visto prima, all'interno del raccordo anulare. Questo è del 2013? Questo è del 2013. Aspettiamo il 2015. Aspettiamo il 2015, vabbè, io questa cosa sono... Questo è l'incrocio tra... Sì, no, passerei all'altra cosettina. Thank you.
di qua non c'entro niente. Ora vedo che non c'è adesso. Io direi intanto di avviare qualche contributo mentre diciamo così, adesso entravamo nel merito del come si doveva lavorare nei municipi, quindi scusate, c'è bisogno di monitorare i tempi degli interventi perché ci sono 15 persone che devono parlare come da programma, per cui l'invito come da programma, poi magari qualcun altro vorrà intervenire. Quindi l'invito è a tenersi entro i 10 minuti. Alle 18 io dovrei andare. Non ho capito. Alle 18? Sì. Purtroppo vi devo lasciare. Quindi allora, prima delle 18. Se è possibile.